essere. Scommetto che quel bestione di Giuseppe il fattore è venuto qui 2 o 3 ore fa, era fuori dalla grazia di Dio. Ha detto che se quando tornava quel disgraziato era... Ehi, chi è il disgraziato? Beh, il disgraziato è lei. Ah, sai, ma la cosa, ma come ti permetti? No, io non mi permetto affatto, è stato lui a permettersi senza neppure aspettare che gli successe avanti. Ah, bene, gli faremo chiedere scusa in ginocchio, gli faremo. Adesso vado anche, gli faremo chiedere scusa in ginocchio, gli faremo... No, proprio il ginocchio no. Non bisogna essere troppo duri con i dipendenti. Troppo duri? Se quello riesce a mettergli le mani addosso. Le mani addosso? Non permetterò simili cordialità ad un fattore né a lui né agli altri 28 creditori che mi danno la caccia. 29, prego. Perché se non le dispiace, ci sono anch'io, che qualcosa come 36 mesi che ho per il becco di un quattrino. Sì, va bene. Ma adesso vado a aprire. Prima che prendi il numero, butti giù la porta, eh. Intanto mi nascondo nell'armadio e non mi muovo, Gli dirai che non ci sono, Chiudi e spiegati da aprire. Ma allora chiudo o apro? Apri questa e chiudi quella, cioè, apri là e chiudi qua. Sbrigati e cerca di capire cosa che ti dico, Basta che lei non mi scrivi. No, non ti scrivo. Non mi scrive? Tanto una lotteria di Vienna? Ho fatto
fatto una cosa matta. Ho comprato un numero vincente. E che ne sai tu del numero vincente? Beh, se le dico che è il numero vincente, è logico che è il 358989359. Eh certo, se è vincente deve essere per forza il 358989. Che scemo che sono. Oh mio Dio! Io non ci posso credere! Oddio, santo! Oddio! Oddio, Dio! Oddio, mi devo sedere! Oddio, mi devo sedere! Aia! Oh, bello. Che botta! Se si sederate ci sento un cervello! Venga, l'aiuto ad alzarsi, poverino, è tutto gelato! Mi vado a prendere qualcosa in casa! Un sapore ti fa bene allo stomaco, arrivo subito! È proprio il 358989! Roba da matti! Ma guarda se una fortuna simile deve capitare a quella nasona cambellona della Marcoffa! 1000 lire! 1000 lire! Roba che ci compri il Lombardo Veneto in blocco! Che se ne farà poi la Marcoffa del Lombardo Veneto in blocco, farò com'è? Beh, proprio solo non è. C'ha quel rimbambito del Francesco. Sono 30 anni che sono fidanzato, ma a vigliacco se lui si decide a sposarla. Ma adesso, per quanto idiota, si deciderà pure lui. Ah, beato lui. E perché non posso essere io al posto del Francesco? Sono senz'altro meglio io di lui. Sicuramente meglio io di lui. Se non altro, più furbo. Morto, ma morto, più furbo. Ah, accidenti! Eppure mi sembrava che fosse spento. Piuttosto, mi sono dimenticato della Teresa. Se lei viene a sapere di questa storia, roba che mi cava gli occhi. Ma che importa che una donna simile me ne possa comprare 30 di occhi, 30 occhi, 20 nasi, 100 orecchie e magari anche un po' di capelli. Santa Gertrude, gli ha preso la mattana per via della sederata. Presto, signor Giuseppe, annusi. No, no, no! Ah! Aspetta, scossa! Lo deve annusare con la testa. Ah, grazie, Marcolfina, sei un angelo. Cosa sono io? Un angelo. Un angelo? Marcolfina, tuccia! Ma lo sai che guardandoti bene e a lungo sei anche tanto carina? Carina io? Ma anche di profilo? 3589? 1000 lire e capelli, sì, anche di profilo. Oh, signor Giuseppe, lei è così gentile. Piuttosto, ha guardato se per caso è uscito il mio numero vincente? No, non ancora, Marcolfina, ma non fa decisioni, c'è una probabilità su 1 milione, che è il tuo numero, sì. No, no, è il numero vincente. Piuttosto, ancora il numero vincente. No, signor Giuseppe, lo sapete, sono una cosa. Sì, non si può, signor Giuseppe. Tanto slancio d'amore. Tu vuoi sposare la vecchia per i suoi quattrini?
e non l'hai pensata neanche tanto male. Ma te la darò io la medaglia. Prima di tutto andrò a spiegare alla Marcolfa come stanno le cose. Chissà che faccia farà la Marcolfina. Se penso che quel disgraziato... ma qui bisogna correre ai ripari. A questa casa non se ne vanno né la Marcolfa né il biglietto vincente. A costo di sposarla io. Beh, certo, è proprio un bel costo. Ma se le racconto che quella ha vinto, quella capisce l'antifona, io non si guadagno del niente. Se sto zitto, Giuseppe se la piglia lui. È più giovane, più bello, beh, anche più pelato se per quello. A meno che non riesca a farle colpo in qualche altra maniera. Sì! La divisa di capitano dell'esercito! Quale donna ha mai resistito al fascino della divisa? Caro Giuseppe, ride bene chi ride ultimo! Capitano Begoni dei Marchesi di Tirolate! A cavallo! Sbagliate! Carico! Non che volevamo sposarla. Beh, ma adesso
vedere. Proprio vero, 24 maggio 1847. Abbiamo proprio preso un bel granchio. E noi che ci stavamo a disperare. A solo pensarci mi vengono i sudori freddi. Ma... Tant'è vero che mi ha ridato indietro il biglietto. Eccolo qua. Me l'hai